diciamo preistorici, perché qui ormai si tratta di calciatori che più che la storia hanno fatto la preistoria del calcio. Più che un triangolare, è bello rivederci dopo tanti anni. Preistorici. Rimaniamo giovani. Preistorici. Sono cose che fanno ritornare i momenti belli della nostra gioventù. È anche un'occasione per ricordare tra tante persone due cari amici che non ci stanno più. Mi riferisco a Lello Esposito, e a cui va il nostro caloroso applauso, e a Gioletto Valente. Sicuramente lassù staranno scambiando calcio ad un pallone anche loro. Qualche amico non c'è più e dispiace, per il ricordo va loro. Poi va Don Nicolo, logicamente. L'abbiamo vissuto, fatto crescere questo campetto, insomma. Per fortuna ci sono glorie, vecchie glorie, mezze glorie e nessuna gloria. L'importante è partecipare, come si vuol dire. Sicuramente è un'emozione, perché stasera ritrovo tanti vecchi amici dove in pratica sono cresciuti. Sì, sì, poi mi fanno ricordare la prima volta che ho visto questo torneo. Io mi ricordo che ero seduto vicino sotto la chiesa lassù, avevo 10 anni, ero andato a Cervinare e vedevo giocare questo torneo, famoso torneo di valle. È una gioia stare qua insieme a tante persone, ex calciatori professionisti, calciatori mai diventati tali. Quando giocavo io qua sul campetto qua di valle, molti di questi ancora non nascevano. Una partita all'insegna del divertimento e del ridere, più che di competizione. Aveva anche l'assistente il nostro fratello. Eccoli, sono partiti, signori.